Buon samurai a tutti. Oggi l'enciclopedia parla di date. Le date purtroppo non sono allegre. Cercherò di evitare di pesare troppo sul concetto dei tempi, però le date sono importanti perché rappresentano la storia di quello che noi andiamo, è stato fatto e quello che si andrà a fare nel futuro. Abbiamo detto che parliamo del judo, però ci sono delle date importanti che non possiamo, diciamo, disconoscere prima di tutto, che fanno parte proprio della storia generale delle arti marziali. Nel V secolo, avanti Cristo, Bodhidharma per gli indiani, Daruma per i giapponesi, va in Cina e nasce lo Shaolin. Quindi è già una prima premessa molto importante. Le arti marziali, in un certo senso, partono dall'India, i misteri dell'India. Quindi è anche questo un mistero, come mai si sono sviluppate così grandi le arti marziali in India nel rispetto degli altri continenti. Molti dicono e ci riportano il concetto dei cavalieri Kshatriya. Il Rajah di cavalieri Kshatriya è un personaggio importante, ha un occhio benevole sul concetto di creare una forza armata molto importante, pensa alla strategia degli animali e li forma la sua graduazione. Quando Bodhidharma lascia Trivandrum, il sud dell'India, verso la Cina, sicuramente porta con sé un bagaglio di carattere tecnico che svilupperà nel tempo. In Cina in quel periodo regnava la dinastia Sung, 420-479, e Bodhidharma incontra l'imperatore Wu. Nasce un buonissimo rapporto iniziale, che poi lungo la strada anche questo rapporto verrà un po' abbassato, per la velleità proprio di Bodhidharma, che aveva litigato già nel passato con il Rajah di Trivandrum, tanto è vero che dovette di notte fuggire perché era chiaro che sarebbe indiziato come contro alle regole dello Stato. Nel 1470 il clan Satsuma, uno dei clan più forti del Giappone, invade le isole Ryukyu, che è, diciamo, la capitale Okinawa, e nasce in Okinawa, dove nasce l'Okinawa Te, le mani di Okinawa. Nel 1488 il re Shoshin proibisce il porto delle armi. Cosa vuol dire il porto delle armi? Non solo non si poteva uscire di casa portando coltelli, pugnali, spade, eccetera, ma addirittura veniva legato un coltello nel centro della città, del paese, perché tutti i contadini, eccetera, andassero a tagliare la carne, eccetera, con quel coltello. Non c'erano armi, era veramente proibito. Perché i samurai sconfitti dalla Corea che arrivano all'isola di Kyushu non vogliono nessuna controversia di carattere militare. Nel 1905 il karate entra nelle scuole a Okinawa. Abbiamo già fatto un grande passo avanti.
Okinawa perché? Perché per le isole Ryukyu, Okinawa in particolare, il karate è proprio l'anima. Si potrebbe dire Okinawa, l'isola del karate, senza esagerare. Perché i rapporti con la Cina degli isolani erano talmente vasti e talmente importanti che molti viaggiatori o commercianti prendevano dai cinesi la loro base di allenamento. Nel 1903 c'è la presentazione del karate davanti ai principi imperiali e nasce, se vogliamo dire, la volontà di portare il karate verso l'alto, cioè di portarlo in Giappone, perché in quel periodo ancora Okinawa pagava il diritto annuale all'impero celeste, il quale sapeva che c'era queste isole di Okinawa, ma la cosa non gli interessava più di tanto, non riteneva il caso di fare una guerra contro il Giappone di quel periodo. Nel 1916-23 Funakoshi va in Giappone. E dove va in Giappone? Funakoshi arriva esattamente nel dojo del maestro, del professor Jigoro Kano. Quindi nasce, è qui che la storia si divide e riprende un discorso del passato, vale a dire il concetto del jiu-jitsu. E il judo, che è un jiu-jitsu di Jigoro Kano, che sarà il concetto del judo educazione. Questa è la prima parte molto importante da sottolineare. Quindi tutto questo movimento che arriva via da Cina, non dimentichiamo i famosi 55 giorni di Pechino, la rivolta dei boss, ma ci arriveremo in un attimo. Come avvenne la diffusione del judo fino a noi? Le cause storiche dell'espansionismo giapponese durante la situazione Meiji mettono in moto una serie di viaggi di rappresentanza e anche di promozione delle varie attività culturali, militari e storiche. Quindi è questa un po' la data di inizio del tutto. I primi rapporti con la Cina e con la Corea sono intorno al 1894 e si mostrano agli stranieri le tecniche di combattimento, di autodifesa, che sono tipiche delle scuole giapponesi. Quindi è il momento che il Giappone apre il concetto agli occidentali. La parola gaijin, barbaro, viene adesso letta come straniero, ma comunque rimane sempre che per un giapponese gaijin siamo ancora oggigiorno, noi siamo dei gaijin, siamo dei barbari, perché la nostra cultura non si è mai avvicinata a quella del loro paese. Il tempo della rivolta dei boxer nel 1901 e 55 giorni di Pechino, dove anche l'Italia era presente con i bersaglieri, con un gruppo di bersaglieri, per le varie nazioni che combattevano per avere un posto al sole, mette in evidenza la potenzialità tecnica del jiu-jitsu giapponese, del judo jiu-jitsu giapponese. Io ripeto sempre jiu-jitsu e judo perché sì è vero che il judo è un jiu-jitsu, ma ha un'elaborazione talmente differenziata, talmente precisa, che dovuto tutto al professor Jigoro Kano, che va sempre indiziato che è sì un jiu-jitsu, ma è un jiu-jitsu di carattere, se vogliamo, addirittura superiore, ma comunque un qualche cosa di molto specifico. E quando noi parliamo di judo educazione, è perché Jigoro Kano
l'omino, il professore, il piccolo professore di Tokyo, che parlava inglese, presidente della Federazione di Atletica, presidente del Comitato Olimpico giapponese, diceva sempre che il concetto del judo era l'educazione, cioè bisogna pensare a preparare i rapporti umani con la gente. Quindi la tecnica è sì importante, ma non determinante. Quindi siamo ai famosi 55 giorni di Pechino. Il judo praticamente in quel periodo, judo e jiu-jitsu incominciano a viaggiare con i vari personaggi, diciamo dalla parte nord, dalla Russia, eccetera, in Europa e approda in un certo senso in Italia. Come è arrivato in Italia? Una nave, la Vesuvio italiana, i suoi marinai avevano avuto occasione di praticare jiu-jitsu con i colleghi giapponesi e portano in Italia questo bagaglio di carattere tecnico. Siamo nel 1908. È il timoniere Luigi Moscatelli, graduato primo dan al Kodokan di Tokyo, e il cannoniere Raffaele Pizzulla, che era un suo miglior allievo di Jiu-Jitsu, che dalla nave portano, cioè dopo il lavoro fatto sulla nave Vesuvio, portano in Italia davanti al nostro re e regina, eccetera, le tecniche di combattimento che avevano visto e imparato in quel periodo. Nel 21, 1921, Carlo Letti, collega di Pascatelli e Pizzulla, che aveva praticato con il primo, se vogliamo, giapponese in Italia, il primo giallo che venne qua, Matsuma, campione della Marina Militare, porta un altro grande bagaglio a quello che sarà il judo italiano. Nel 22, l'anno dopo, addirittura nasce la prima società civile di judo, la Giovane Italia. È chiaro che il nome, siamo in un periodo di preparazione per tante iniziative. E questa Giovane Italia si allarga grazie a Oletti, che apre un dojo, un club alla Cristoforo Colombo di Roma e forma un gruppo di appassionati di lotta giapponese, perché da noi per la prima parola vera sul discorso che oggi noi diciamo jiu-jitsu e judo è la lotta giapponese. Quindi non si parla ancora di judo o di jiu-jitsu in Italia, si parla di lotta giapponese. Discorso molto semplice, molto diciamo effettivo se vogliamo, quindi no, non c'erano alternative. Nasce nel 24 la Federazione Italiana di Jiu-Jitsu e Judo, che promuove i propri campionati. Entra la federazione, tra l'altro vi prende parte Tommaso Betti Berruto, lo ricordiamo diciamo molto spesso, ancora ai giorni nostri, perché il suo libro, il suo Vangelo, se vogliamo, da cintura bianca a cintura nera, è ancora valido oggigiorno. È Betti Berruto che porta avanti una serie di iniziative, diciamo, collaterali a quello che noi pensiamo che sia l'attività piuttosto agonistica. La federazione entra a fa parte del Comitato Olimpico di allora, senza nessun contributo di carattere personale, era autosufficiente, ma era già un principio, cioè si considerava già la lotta giapponese come possibile sport olimpico, anche se ancora non c'erano tutte queste velleità del concetto della medaglia, però il discorso delle Olimpiadi era un processo che veniva avanti col tempo e con la gente. C'è
il maestro Mori, terzo dan del judo, che insegna la ginnastica di Roma. Quindi diciamo che Roma è stata veramente la capitale per quanto concerne anche la lotta giapponese, perché da lì è partita tutta l'idea di sviluppo della disciplina. La federazione di judo, di jiu-jitsu e judo viene cambiata in federazione di atletica pesante. Questo nel 1933. Non si è ancora capito, in più di un'occasione ho cercato di valutare come mai è stata creata la federazione di atletica pesante, no? Che chiaramente era sollevamento pesi, se noi vogliamo, no? E il judo, la lotta giapponese finisce nella federazione di sollevamento pesi. Non c'era molta valutazione pratica specifica. È vero che, se vogliamo, il piccolo sollevava il grande, ma non era questo il concetto del judo. Il concetto basilare della disciplina erano altri concetti importanti. Comunque entrava a parte della FIAP, la Federazione Italiana di Atletica Pesante, e per tantissimi anni andrà avanti in questo modo. Oletti è il primo presidente, quindi Oletti è il nostro uomo che porta il judo a una dimensione federale. Tommaso Betti Berruto sarà colui che lo sostituirà nel tempo. C'è un salto durante la guerra, il periodo bellico ci crea il nuovo presidente nel 1941, è un po' l'anno della mia nascita. Il presidente della FIAT è Giovanni Valente, che istituisce i trofei, attuisce tutta la parte burocratica, organizzativa per quanto riguarda il concetto delle gare. Nel 1943 a Venezia il primo trofeo Gazzetta dello Sport. Trofei Gazzetta dello Sport devono avere un piccolo discorso a parte, estremamente importante. Cosa vuol dire? Da noi ci sono stati i giochi della gioventù, eccetera, ma la Gazzetta dello Sport in quel periodo, chi partecipava ai trofei del Gazzetta dello Sport aveva dei risultati di carattere sportivo molto importanti. C'erano di tutte le varie discipline, la Gazzetta era un punto di riferimento importante. Quando poi nel tempo vennero eliminati, abrogati, e prese posto i giochi della gioventù, anche la parola dei giochi della gioventù, a un certo punto finirono e non se ne parlò più. Questo era un discorso estremamente importante. Nel 1947 la guerra è terminata, Alfonso Castelli promuove la federazione della prima commissione tecnica, riorganizzando il judo nell'ambito della FIAT. Castelli, dal segretario generale della FIAT, partecipa a Londra alla formazione e alla creazione dell'Unione Europea di Judo e a Lanciano i primi campionati italiani del nuovo corso. Quindi il judo sta prendendo adesso una forma diversa. Quindi da quello che era il discorso di lotta giapponese e di preparazione al combattimento civile e militare, più militare che civile, sta diventando uno sport con delle regole. Già i primi campionati italiani del periodo, le categorie erano quattro, quindi già si incominciava a vedere una nuova dimensione del judo. Il Kodokan di Tokyo nel 1953 arriva con Ken Otani, grande maestro Ken Otani, arriva con la delegazione da Tokyo, e da questa data si potrebbe dire l'espansione del judo in Italia. Ken Otani, che darà un grande contributo alle scuole di judo nella polizia italiana, è stato il fautore di una serie di progressi di carattere tecnico molto molto importanti. Ma con lui in questa delegazione arrivarono altri maestri nelle varie città, da Milano, Torino, eccetera.
è il momento dell'espansione del judo e del grande risvolto del judo. Nel 69, a Benevento, per la prima volta un judoka dirige il settore e diventa vicepresidente federale. Parlo di Ceracchini, Augusto Ceracchini, l'avvocato Augusto Ceracchini. È lui che darà la svolta finale importante al judo e alle arti marziali. La storia di Ceracchini è una storia molto, molto particolare. Uomo della destra storica, ufficiale, aveva il pallino di quello che era il concetto del futuro, guardava le cose sempre con grande velocità. Addirittura pensava alla cittadella dello sport per le arti marziali, cosa che alla fine, beh, sarà fatta dal dottor Matteo Pellicone, oggi della Fisica, che è il centro sportivo. Quindi nel 74 si cambia la denominazione, si diventa FILPI, Federazione Italiana Lotta Pesistica Judo. Così ufficialmente possiamo dire che il judo entra nella parte delle federazioni olimpiche. C'è a questo punto, le date sono importanti, ma non sempre contribuiscono a valutare lo sviluppo di una disciplina come il judo. Noi dobbiamo guardare le due sfaccettature dello sviluppo, come esattamente in un'enciclopedia. L'enciclopedia, ogni singola voce ha delle voci del passato e delle voci del moderno. Quindi noi dobbiamo sempre considerare la tradizione, la storia, la tradizione, la cultura da una parte, lo sport dall'altra. Sono due meraviglie che camminano in parallelo, ma non si possono, come le linee parallele non si incontrano mai all'infinito. La stessa cosa, non si può fare judo e nello stesso tempo pensare alla tradizione, perché nella tradizione anche il randori che vede tori o che già si trasforma in due tori, quindi la gara è due tori, due persone che vogliono vincere, vogliono andare sul podio, quindi non ci sono valutazioni diverse. In teoria una volta si poteva dire tutti i mezzi sono buoni. Oggi i regolamenti possono piacere o possono non piacere, sono indiziati alla vittoria. Abbiamo da valutare a questo punto gli italiani sui tatami d'Europa e del mondo. Bisogna fare un grande passo indietro, ancora. I primi campionati d'Europa a Parigi nel 1981 la squadra azzurra era formata da Elio Volpi, Ceracchini stesso, Bovi, Virgilio Voce e Lomogelli. Nel 75 è il tempo di Nicola Tempesta, napoletano, massimo esponente del judo italiano del primo ventennio, vince a Rotterdam il primo titolo europeo per i colori azzurri. Con molti anni sarà secondo in Europa e sempre secondo a grande, grande personaggio Anton Gesink, olandese famosissimo. Nel 61 a Milano Tempesta vince il titolo europeo dei quarti dan. Allora addirittura le gare, come potete pensare, erano fatte addirittura a livello dei gradi. Oggi la cosa sarebbe quasi impossibile perché i gradi vengono dati per diverse destinazioni rispetto al passato. Ma questo sarà un ragionamento che affronteremo a tempo debito, perché i gradi fanno parte proprio delle arti marziali. Quando si parla di sport, si fa fatica a spiegare il livello, il dan. Non c'è un dan per l'atletica, non c'è un dan per il basket. Il concetto della cintura nera e Kurohobi,
è una cosa specifica della mentalità nipponica. Entra, i bambini a scuola hanno i dan mentre fanno i compiti. Quindi è tutta una graduazione, c'è dan dappertutto, ci sono dan per fare l'ikebana, cioè cercare di dare coreografia ai fiori. Quindi il dan è un valore specifico, tipico del Giappone. Nel 63 Bruno Carmeni, nella categoria leggeri fino a 75, è medaglia d'argento agli europei di Ginevra. Siamo al 69. Giuseppe Vismara vince a Berlino Est il titolo europeo juniores nella categoria fino a 63 kg e Andrea Veronese è bronzo. Comincia in questo momento il graduale, costante inserimento degli atleti italiani ai vertici delle classifiche internazionali. Nel 73 Mario Daminelli vince a Ostenda il massimo degli europei speranze e Novasconi è bronzo nei seniores a 71 kg. Quindi effettivamente è un momento importante. Lo sviluppo italiano nella parte agonistica è veramente importante. Parlavamo prima di Giuseppe Vismara. I fratelli Vismara hanno dato nella dimensione di Milano, grazie al loro maestro Cesare Barioli, del famoso Bussin di Milano, dove uno dei più forti judoka di tutti i tempi, Kenshiro Abe, passò, diciamo, gli ultimi anni della sua vita prima di tornare in Giappone e morire nel 1983. Ricordo un particolare: nell'83 stesso, in aprile, invitammo alla Pasqua del Budo una delegazione di Budo dello Hyogo Ken, della regione di Kobe, Osaka Kobe, lo Hyogo, prefettura di Hyogo, e per la naginata, che non è una falce, è il falcetto veramente tipo lancia, venne la professoressa, la Shian Abe. Non sapevo che era la sorella di Kenshiro Abe. Quando lei arrivò mi disse: voi vi ricordate di mio fratello? Veramente non... non Abe, Kenshiro Abe, è morto per un tumore, eccetera, eccetera, ma vi ricorda Milano con tutto quello che Milano ha dato per lui, eccetera. Quindi una bellissima, diciamo così, valutazione di un momento, di una città e del nostro lavoro, tutto assieme in un attimo, di una persona veramente favolosa, la quale, come dicevo, il discorso della cultura, sì, praticava a naginata, anche quella sportiva, ma aveva tenuto delle conferenze con applicazione specifica della cerimonia del tè, Ucha, che è una cosa veramente impegnativa dal punto di vista tecnico, organizzativo e specifico, lunghissima, non è facile da sopportare una cerimonia del tè. Io penso che due cerimonie del tè in un giorno uno si debba, diciamo, fare i karakiri, come per noi gaijin, barbari, non per un giapponese. Nel 74 a Tel Aviv Felice Mariali raggiunge il suo primo titolo europeo, era ancora junior, e nella Speranza Daminelli conquista il suo secondo titolo. Felice Mariani dal 74 in poi darà soddisfazione nel 1976 al judo italiano conquistando la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Toronto. È l'anno in cui Samurai era nato, nel mese di marzo. Quindi Mariani ha dato, insomma, felice, lui era felice, lo eravamo anche noi, perché quando le Olimpiadi erano a fine di luglio, per noi erano già 4 mesi in cui Samurai era in edicola, avevamo anche noi raggiunto un buon baluardo operativo.
Nel 78 Mariani vince il primo di tre titoli europei consecutivi. E nel 75, ho dimenticato, Monaco ospita i primi europei femminili con l'argento della romana Luzi Margherita De Cal e Laura Di Toma. Si apre anche il mondo femminile. Io direi che questo primo periodo storico lo chiuderei nell'81 a Maastricht, sempre Felice Mariani conquista il suo terzo bronzo consecutivo in questa gara, ma nell'82 Ezio Gamba vince il titolo europeo e Mario Vecchi si porta ai vertici internazionali conquistando l'argento. Mi direte, ho saltato il 1980, Mosca. Sì, ho saltato di proposito perché Mosca merita un discorso a parte. Le Olimpiadi, diciamo, è il momento della grande rivalità tra i due blocchi. A Mosca non parteciparono tutti. Ezio Gamba era carabiniere, chiese di potersi congedare ed andare a Mosca. Andò a Mosca per conto proprio, aiutato in teoria dal Comitato Olimpico, e dico in teoria perché dato di fatto in quel momento lassù non c'era nessuno, a parte il maestro Cappelletti, oggi decimo dan, uno dei due decimi dan della International Judo Federation. L'altro è John Kerr, scozzese, e portò a casa il primo oro olimpico. Quindi 76 Felice Mariani, bronzo, 80 abbiamo Ezio Gamba con l'oro di Mosca e ci avvicina Ezio Gamba mentre non vinse mai un mondiale. Una cosa particolare di Ezio che vinse più o meno tutto quello che si poteva vincere, meno un mondiale. Quindi dall'80 all'84 Los Angeles sarà un motivo di cui parleremo più avanti. A Genova nell'83 Maria Teresa Motta vince il titolo europeo degli oltre 72 kg ed è seconda nell'Open. A Parigi, europei maschili, Gamba è secondo e Vecchi bronzo. Quindi io chiuderei questo primo periodo perché abbiamo toccato due Olimpiadi importanti per gli italiani, 76 e 80. Le Olimpiadi precedenti, no. Gli italiani che hanno partecipato hanno dato il massimo di loro stessi, ma nelle Olimpiadi purtroppo contano solo le medaglie. E quindi purtroppo abbiamo avuto queste due medaglie. Dico purtroppo, ma questi sono i dati. Da questa data, a mio modesto parere, cioè da Mosca fino all'83, andiamo verso Los Angeles. Il judo italiano è in grande espansione. Geracchini è morto da qualche anno. Geracchini ha lasciato un potenziale importante, ha creato la famosa Accademia di Judo. A Geracchini possiamo dire di tutto, ma sicuramente è stato l'uomo dei grandi valori per il judo italiano. Due componenti importanti. Alla sua morte venne creato il famoso trofeo Ceracchini di Judo a Roma. I famosi memorial e così via non sono sicuramente di belli come aspetto, la gente no, a un certo punto non ricorda le cose. L'ultimo Ceracchini fu organizzato dal sottoscritto a Milano con un pallido stracolmo
è un potenziale veramente importante. E da lì possiamo dire è un po' nato il rapporto amore, odio e battaglie tra la rivista Samurai, la federazione, eccetera, eccetera. Perché noi nel nord avevamo successo e a Roma il successo era limitato, forse perché noi pretendevamo che chi andava a teatro comperasse i biglietti e che quindi pagasse quello che è il dovuto per vedere un grande spettacolo. A Roma le cose andavano diversamente, cioè siamo tutti amici, tutti judoka e andiamo a vedere la gara gratis a Moris Dei. Così non funziona, a mio modesto parere, non credo che funzioni neppure oggi. Approfondire il tuo sapere lo devi fare per liberare la tua vita. Questa è una frase del Bushido giapponese. Quindi noi approfondiamo il nostro sapere assieme. Cerchiamo di dare una valutazione oggettiva sulle date. È vero che ogni data meriterebbe un capitolo a sé. Tutte le date sono importanti, tutti i nostri piccoli passettini sono importanti, però non tutto si può mettere in bella vista, specialmente se noi consideriamo che la nostra chiacchierata che stiamo facendo assieme non può basarsi solo sulle date, perché diventerebbe sterile e poco brillante. Io ritengo che di essere un uomo di naso, si vede difatti, credo che bisogna considerare, di solito l'istinto ti dice quel che devi fare, molto prima di quanto occorre alla tua mente per capirlo. Questa è una frase che io considero estremamente importante per il nostro tipo di passaggio dalla carta stampata a oggi l'enciclopedia in video. Molti considerano il video, se vogliamo, un modo per mettersi in evidenza. Noi consideriamo invece il video un mezzo per portare all'esterno in più parti quello che è un messaggio. Ripeto le cose importanti. Io ritengo che il judo è judo educazione. Oggi il judo educazione lo si può trovare nel discorso della pratica dei kata. La pratica dei kata del Kodokan sono un elemento importante perché le tecniche possono essere utilizzate anche per altre valutazioni, anche per insegnare il dojo, anche per dare un contributo ai maestri, non solamente per ricordare il passato storico. La parte sportiva, è chiaro, vince sempre il migliore o il più forte. Questo è un dato di fatto. Dicevo, no, ricordiamoci quindi i due grandi settori, tradizione e sport. Non credo che possano camminare assieme, si possono migliorare assieme, ma non penso che possano essere considerati un blocco unico. Jigoro Kano diceva che il judo è formato da kata e da randori. La parola sport non c'era. E forse nei suoi libri, grattando e grattando, cercando di rivalutare la traduzione giapponese dal giapponese, non ci teneva molto che il judo diventasse sport olimpico. Questa è un'interpretazione personale, ma era suffragata da alcuni scritti di Cesare Barioli, che io ricordo con affezione perché è stato il condirettore di Samurai e con lui abbiamo combattuto per prendere un nostro piccolo spazio in edicola. Io direi grazie per l'attenzione. Vedremo di la prossima volta abbiamo l'aikido da cui parlare, avremo poi il taekwondo, avremo il karate. Ricordatevi che
nel 99, abbiamo finito nel 2001, Samurai ha prodotto l'enciclopedia, questa fa parte della storia, questo è un volume importante che tutti dovrebbero avere, dove ogni singola disciplina ha un suo trattato e dove singola disciplina presenta i suoi personaggi più importanti. Quindi il judo ha una capitolizzazione veramente decisa e determinata. Io ringrazio tutti e buon samurai a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.